E adesso siamo pronti per aprire la nostra parentesi su Roma, specificatamente su Roma, nonché tutta la questione delle liberalizzazioni non vada a toccare la nostra città, ma nella giornata di oggi, come dicevamo con il senatore Garavaglia, è stata anche la giornata in cui Alemanno ha incontrato il premier Mario Monti per parlare di Roma Capitale. Dopo il no alla candidatura olimpica, infatti, avevamo raccontato come il sindaco avesse scritto al premier per chiedergli di sostenere altre prospettive di sviluppo per la città. Nel colloquio di oggi sono stati affrontati i temi della vendita delle caserme, della necessità di garantire la regolarità dei trasferimenti di denaro dallo Stato al comune. La soluzione economica sembra essere arrivata da parte della Lega, che ha risposto Alemanno venda le municipalizzate. Allora è possibile? Lo chiediamo all'onorevole Giovanni Quarzo, presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale. Buonasera. Buonasera Buonasera a voi. a voi. Abbiamo ascoltato poc'anzi il senatore Massimo Garavaglia della Lega Nord aver trovato la soluzione a tutti i problemi di Roma, a quanto pare. Insomma, sembra che basterebbero vendere le municipalizzate per risolvere la situazione economica. Sì, guardi, io vengo da una cultura liberale, ma non ritengo che la soluzione sia quella di vendere le municipalizzate, perché io credo che sia importante che il Comune di Roma mantenga comunque una quota di maggioranza, quindi che l'azionista pubblico abbia una quota di maggioranza in aziende così importanti per la vita della città. Il punto vero è che il Comune è in difficoltà sul piano economico per la legge nazionale sul patto di stabilità. Certo, perché ricordiamo, a beneficio dei nostri radioascoltatori, vorrei specificare questo, che i vari comuni sono soggetti a una legge sul patto di stabilità interno che costringe i vari comuni ad un tetto massimo di spesa oltre il quale non possono andare, ed è la stima dello stesso tetto di spesa relativa alla spesa degli anni precedenti. Non è esattamente così, in realtà è parametrato sulle entrate, cioè diciamo, all'interno di ciascun anno si possono spendere solo i soldi che sono stati incassati in quell'anno. Sì. Ora sapete bene che sia le imprese sia le pubbliche amministrazioni lavorano con l'avanzo di amministrazione, cioè con un flusso continuo negli anni che si accumula e mano a mano viene speso. Questo chiaramente ci mette in grande difficoltà, soprattutto un comune come quello di Roma, che ha avuto il Certo. commissariamento del bilancio per 3 anni perché ci siamo trovati 12 miliardi e mezzo di euro di debiti. Certo. Quindi, noi stiamo lavorando per trovare delle soluzioni, ma è evidente che per Roma servono soluzioni straordinarie. Servono soluzioni straordinarie per un motivo molto semplice e che va al di là delle polemiche spesso pretestuose e infondate della Lega, e cioè che il Comune di Roma ha su di sé il peso dell'attività, di un'attività ordinaria e straordinaria differente da un comune normale anche con lo stesso numero di abitanti. Quindi il numero importante di turisti che per esempio viene nella nostra città ci costa in termini di manutenzione stradale, di AMA, eccetera, molto più di quanto costano soltanto i romani. Io ritengo infatti che la nostra è stata una scelta molto corretta, quella di introdurre la tassa di soggiorno, che Sì. invece è stata contestatissima, proprio perché questa è una città che dà servizi non solo ai 3 milioni di romani, ma a 10-12 milioni di persone, e quindi in qualche modo questi servizi devono essere pagati. Ecco, proprio per questo motivo Roma, e questo e altri motivi, Roma necessita di uno status particolare, di uno status appunto di Roma Capitale. Assolutamente, ed è il motivo per il quale chiediamo al governo Monti di accelerare l'approvazione del secondo decreto su Roma Capitale, cioè quello che dopo aver definito lo status conferisce i poteri. Vi faccio un esempio, Roma ha delle norme urbanistiche uguali a quelle di un comune di 1.000 abitanti. E questo obiettivamente non è ragionevole, quindi noi chiediamo ad esempio che in materia urbanistica e in materia edilizia il comune abbia un'autonomia tale da accorciare i tempi di numerosi passaggi di regione ai quali oggi invece siamo costretti, Certo. oppure che abbia una capacità di influenza e di incidenza diretta nella gestione dei beni archeologici e monumentali, che sono invece oggi gestiti soltanto dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi c'è un riflesso molto pratico alle modifiche e alle riforme che noi chiediamo con il secondo decreto di Roma Capitale nella vita della città. Da un punto di vista previsionale, che cosa possiamo aspettarci per i prossimi tempi e anche a fronte delle dichiarazioni del sindaco di stamane, cioè del fatto che ci sia stato un colloquio molto positivo su tutti i temi connessi a Roma Capitale? Ma sicuramente ci aspettiamo in un modo o nell'altro l'allentamento del patto di stabilità o quantomeno la deroga al patto di stabilità per alcuni interventi, quali quelli della messa in sicurezza delle strade e delle scuole,
e quindi gli interventi che riguardano le opere pubbliche, e poi l'accelerazione dell'approvazione del secondo decreto con il conferimento di poteri e responsabilità dirette al Comune, che finalmente può avere i poteri di una capitale di 3 milioni di persone e che è in termini di superficie la più grande città d'Europa dopo sì. Londra, compresa anche i satelliti intorno a Londra, e non un comune di 1000 abitanti, con le norme di un comune di 1000 abitanti. Onorevole, nella giornata di oggi si è parlato molto in generale anche di IMU alla Chiesa Cattolica, insomma, del pagamento dell'ICI, con polemiche annesse e connesse e relativi chiarimenti e spiegazioni. Per quanto riguarda la capitale, sembrerebbe, almeno da una stima che leggiamo su alcuni quotidiani, per quanto riguarda l'ICI, la capitale potrebbe arrivare ad intascare 25 milioni di euro, il totale della perdita del gettito. E soltanto per i beni della Chiesa che sì. hanno un valore commerciale. Credo che sia giusto, sia corretto, sono soldi, sono risorse importanti in un periodo di crisi. Io credo che tutti i beni della Chiesa che non sono, diciamo, dedicati ad attività di carattere sociale, ma hanno invece poi producono risorse economiche, è giusto che paghino l'ICE e quindi paghino l'IMU come gli altri. Ecco, il pagamento dell'IMU da parte di questi edifici, con diciamo, le esenzioni del caso, tengono conto della rivalutazione degli estimi catastali? Noi stiamo lavorando perché questo avvenga, stiamo rivedendo gli estimi catastali e questo produrrà entrate molto importanti e molto maggiori del passato. Anche perché comunque l'ICI verrà pagato a partire dal 1 gennaio del 2013, anzi certo. L'IMU. Sì, sì. Quindi da un punto di vista, diciamo, temporale, c'è tutto il tempo necessario per poter anche fare stime di questo tipo. Assolutamente, già stiamo lavorando da qualche mese su questo. Onorevole, io approfitto ancora della sua presenza e della sua disponibilità, perché so che è reduce da un consiglio sì. E quest'oggi ci sono delle novità anche per quanto riguardano specificatamente la nostra città, la città di Roma. È arrivato l'ok da parte del consiglio alla riqualificazione del parco dell'Appia Antica e ci piaceva poter dare conto con lei di una notizia che è arrivata in redazione qualche istante fa. Sì, è stato un grande risultato. Ecco, appunto, ci piaceva proprio per questo. È un grande risultato che è una forma di civiltà che abbiamo riportato a questa città e al Parco dell'Appia Antica, per cui non vedremo più tante brutture. Ecco, in sostanza che cosa cambierà? Per spiegarlo ai nostri radioascoltatori. Beh, libereremo il Parco dell'Appia Antica da tante attività che per i vincoli e per le caratteristiche territoriali non potrebbero o non dovrebbero stare lì. Quindi di fatto verrà fatta un'operazione che renderà fruibile l'area? Assolutamente, quindi credo che è un grande passo in avanti. Assolutamente. È molto importante per questa città, che nessuno aveva mai fatto, quindi questa amministrazione, diciamo, segna un punto importante a suo favore. Bene, onorevole, noi la ringraziamo moltissimo della sua presenza, molti complimenti e un buon lavoro a questo punto. Grazie, grazie a voi. Grazie all'onorevole Giovanni Quarzo, appunto, consigliere in Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale.